Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti da varie località. Questo è un evento tradizionale per noi, è l'undicesimo appuntamento dal 2006 che grazie alla collaborazione del grande professor Marco Vitale, che è l'anima scientifica, intellettuale, culturale di questi eventi, e che ringrazio per la passione che costantemente profonde in questi momenti, ed è una sorta di riflessione sull'impresa, è uno strumento un po' di coesione, di crescita, non solo economica, ma anche sociale e civile del paese, che è la nostra impresa. Si potrebbe pensare che questo fosse un evento un po' fantasioso, titolo suggestivo, l'impresa del terzo millennio. Come si fa a pensare in un momento così difficile al futuro dell'azienda, quando dobbiamo ancora consolidare e sistemare l'azienda, le aziende che abbiamo in questo momento? Invece proprio il punto è questo: o riusciamo a dare all'impresa un nuovo apparato di valori che ci accompagni alla pur legittima ricerca del profitto con strumenti culturali, con tecnici, strumenti tecnici e organizzativi, ma anche umanistici, che ci accompagni in questa strada. Se no, diversamente, le nostre imprese avranno un declino inesorabile. Per fare questo abbiamo coinvolto un panel di oratori che ringrazio veramente di cuore per aver accettato questo invito, in un percorso piuttosto preciso. Da un lato abbiamo il mondo accademico e della cultura, che deve perseverare nella continua ricerca ed elaborazione teorica e anche professionale. Dall'altro, noi operatori abbiamo bisogno di un costante riferimento a imprese o a imprenditori che questa strada l'hanno già percorsa. E quindi ringrazio veramente tutti gli oratori, che siano docenti, che siano imprenditori. In questa prospettiva, il volume di Piccola Biblioteca che abbiamo stampato, che avete ricevuto oggi, va in questa direzione. È il Paradigma Olivettiano, un bel libro d'opera del professor Lacaita, con la postfazione del professor Vitale. È un modello di integrazione di cultura scientifica e umanistica nell'impresa. Ma quando il professor Vitale mi ha presentato questa opportunità, io sono stata molto contenta, per ovviamente ragioni culturali, ma anche per motivazioni più personali. Noi abbiamo collaborato con Olivetti all'inizio, negli anni 70-80, nel scorso millennio, che fa un po', mi agita un po', però effettivamente siamo nel nuovo millennio, in attesa del terzo millennio. La collaborazione è stata anche interessante e utile, ma anche uno stimolo di valori che abbiamo condiviso, di idee, che, dove la componente umana era un po' all'origine e anche la destinazione finale di un'ammirabile capacità di innovazione tecnica, scientifica e di organizzativa, in un contesto culturale come quello Olivetti, di profonda, profonda cultura. E questo l'abbiamo condiviso già dall'inizio. Ma due cose vorrei fare osservare, che sono nel DNA della nostra azienda in particolare. Prima di tutto il rapporto col cliente, che deve essere, che è stretto, diretto, personale, di condivisione e di presenza capillare sul territorio, dal punto di vista commerciale, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista organizzativo. Una rete con queste competenze integrate con saperi e valori di cultura umanistica sono state un po' alla base della nostra nascita, di come è nata la nostra società, e la società Olivetti aveva questo obiettivo.
Ma una seconda grande intuizione è stata quella del software. Ai tempi quando il software è nato, il software era considerato una commodity rispetto all'hardware. L'hardware si vedeva, si toccava, era una grandi macchine e si valorizzavano in maniera importante. E il software era messo dentro a questo hardware. Di fatto poi il software è in realtà il vero valore, quello che dà valore all'hardware e è l'insieme di quello che avrebbe fatto funzionare il mondo moderno, il motore del mondo moderno. Oggi è tutto software, questo è il valore, perché dentro c'è l'intelligenza, c'è la creatività, c'è la cultura, c'è la tecnologia, c'è tutto e soprattutto c'è la conoscenza dei problemi e l'anticipazione di questi problemi per dare una soluzione. Ma soprattutto c'è un incredibile patrimonio di energia umana, di intelligenza, di persone, e le persone sono proprio alla base della nostra attività, in quanto le persone si devono formare, vengono formate, continuano a formarsi, a qualificarsi, a pensare, ad accrescere le proprie competenze. E quindi questa intuizione è rimasta fondamentale ed ha generato una forte attenzione appunto alla cultura delle persone, del personale, dalla ricerca delle persone alla selezione e soprattutto alla crescita delle competenze e alla coltivazione dei talenti. Questo è condiviso dalla maggior parte delle aziende che in questo momento sono già riuscite ad uscire da questo impasse, da questo momento difficile. Ora passo la parola al professor Vitale, che ringrazio ancora, che introdurrà il dibattito, e buon lavoro a tutti. Grazie.